Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, occhiali porta fortuna, naturalmente. Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, innanzitutto godiamo per questa gran, beh, per me è stata una grandissima vittoria perché il PSG ha qualcosa in più di noi. Quindi godiamo perché innanzitutto siamo ancora. Io ho più paura in casa col Dortmund che in trasferta col Newcastle. Io ho più paura in casa col Dortmund perché noi solitamente ieri abbiamo vinto, abbiamo fatto una gran partita. Ma nonostante il pubblico, nonostante le cose, noi facciamo. Cioè, veramente mi fanno più paura loro. In casa che in trasferta mi fanno veramente più paura i nostri quando giocano in casa perché in trasferta secondo me giocano meglio, cazzo. Cioè, questa qua è anche statistica, è statistica. Benissimo. Andiamo ad analizzare la partita. Magnan voto 10. Stabiese. Ah! Lo Stabiese che ha preso un gol che Magnan non avrebbe mai preso, l'ha preso. Perché hai preso un gol che Magnan non lo prendeva quel gol lì. Ha preso un gol che non prendeva. Abbiamo il portiere più forte al mondo. Grazie a Dio te ne sei andato. Sei stato umiliato tutta la partita. Hai perso in casa nostra. Non è che ti sei troppo esaltato quando abbiamo perso 3-0 lì. Hai perso in casa nostra, dove ti abbiamo cresciuto, dove ti abbiamo lavato, dove ti abbiamo curato. Tu hai perso. Punto. Non ce n'è. Fra l'altro, ragazzi, Mbappé è un ragazzo d'oro, è un ragazzo che è milanista da quando era piccolino. È un ragazzo a cui veramente, cioè, non succederà mai che viene al Milan fin quando ci sarà una dirigenza così. Però sarebbe il mio sogno. Che Mbappé verrebbe al Milan sarebbe veramente il mio sogno. Mettere uno da una parte, uno dall'altra. Non per sostituire Leao, no. Ma sarebbe il mio sogno veramente che arrivasse al Milan. Davide, voto 10. Mamma mia, che partita che ha fatto Davide contro Mbappé, fra l'altro. L'ha saltato giusto un paio di volte all'inizio perché, ragazzi, stiamo parlando del giocatore più forte che c'è al mondo adesso, per l'amor di Dio. Quindi, comunque. Però Davide è come una zanzara, anche contro Cava, contro Coso, contro Case, contro Chiese. Lui si mette lì tranquillo e cerca di interrompere, cioè lui ti interrompe comunque sia le giocate. È grintoso. Per me è un gran capitano anche. Sinceramente, Davide è un grandissimo, grandissimo capitano. È un grandissimo capitano, Davide. A me mi ha fatto veramente, veramente venire i brividi. Per l'impegno, la grinta, la sostanza che ci ha dato, mi ha fatto veramente, veramente venire i brividi, veramente. Dopodiché, Teo Hernandez finalmente, con Hakimi davanti che già ti stavi cagando addosso. Hai messo un gran cazzo di cross sulla testa del bello e simpatico. Vi do 7 e 9. 7 a te e 9 a lui. Finalmente vi do 7 e 9. Bello e simpatico. Cazzo, comunque, quando vi dico nei video, cioè ne sto azzeccando tutte quest'anno, eh. Quando vi dico nei video.
che ogni volta che gli mettiamo dentro un cazzo di pallone, questo segna. Questo segna. Ma è veramente forte. Questo ogni volta segna. Poi è bello, allora, la cosa che è stata, ragazzi, la cosa che è stata bella ieri, che sono andati tutti sotto la curva, comunque sia a festeggiare. Abbiamo riunito lo spogliatoio, secondo me, ok? Perché vi ho detto che gli allenatori comunque sia in giro non ce ne sono. Abbiamo fatto una cosa che secondo me anche sia per il pubblico che è fantastico, sia per tutto. Secondo me conta veramente, veramente tanto. Abbiamo fatto una cosa bella, perché vedere prima la squadra che mandava a fare in culo così, l'allenatore che proprio lo mandava a fare in culo, ok? E vedere la squadra che invece a fine partita, sotto la curva che esultava e tutto quanto, penso che sono due cose completamente differenti, penso, no? Arrivo, Lucio, posso vedere il video? Penso che siano due cose completamente differenti. Io sono veramente contento. Sono veramente contento per come abbiamo, cioè, questa vittoria qua è contro una squadra che è molto più forte di noi. Loftus Cheeks, voto 9. Riders, voto 9. No, 9 no, facciamo 7, facciamo. Serviti da sola, Ciccia. No, servite a luce, serviti da solo, dai, che sto finendo il video, se no devo rifarlo da capo. Love to Seek, voto 9, Riders, voto 7. Senza Krunic, casualmente, vinciamo. No, vinciamo, casualmente vinciamo. Musa, voto 8, voto 8. Hanno dato tutto, hanno dato veramente tutto, tutto quello che doveva andare, loro l'hanno dato. Cioè, hanno dato veramente l'anima, hanno dato il cuore, hanno dato tutto. Era quello che volevo. Poi adesso arriviamo a te, arriviamo, testa di minchia. L'unica cosa che non mi è piaciuta è che tu non vai a fare così, zitti la curva. Ok, perché se ti abbiamo fischiato era per galvanizzarti. Che cazzo vai a fare così e zitti la curva? Ma sei stupido, sei scemo o sei stupido? Per me tutte e due. Posso andare a parlare con Lazza, quel cretino, ok, a parlare di video e di quelle cagate lì. Pensa a giocare a pallone, quell'altro, il mio cuore, ma anche quelli che gli cantano la canzone di Lazza, anche in curva. Scusate un attimo, ora, la curva nostra per me è la curva migliore che c'è al mondo. Ma che cazzo, andate a cantare la canzone di questo imbecille qua? Ma non gliela cantate la canzone, ragazzi? Ve lo dico col cuore in mano, perché avete cantato. Voi avete sempre cantato tutta la partita, per ogni partita, anche quella che è andata male. Sa che mi voglio molto bene, insomma, arriverà il giorno che dirà: ma ascolta, Ma cazzo, ma dai, ogni volta. non è che mi uccide, porca miseria. Cosa, Lucio? Cioè, ma davvero, ragazzi, Non puoi ma arrivare, cioè, adesso. Lucio, sto facendo il video. Sì, parlo, non ho Ecco. bisogno di te. Ah. Cambiamo discorso, va, che sennò mi incazzo.
Comunque sia, al posto di andare con l'ASA a fare queste cagate qua. Ok, parliamo di cose serie, va. Parliamo di cose serie, davvero. Comunque, io nella squadra che do ancora, abbiamo vinto contro il PSG che è una squadra fortissima, anche se ha perso 4-1 con il Newcastle. È una squadra che è fortissima, ma è veramente forte. Ora, abbiamo vinto contro di loro. Vuol dire che comunque sia qualcosa abbiamo comunque nelle gambe, nella testa, nel cuore, nel tutto, nel gioco. Ce l'abbiamo ancora comunque, sia che questa cazzo di cosa qua ce l'abbiamo ancora, cazzo. Cioè, l'abbiamo ancora o no? Penso proprio di sì, ce l'abbiamo ancora. Quindi, penso che noi siamo ancora in grado, innanzitutto, di andare. Naturalmente non vinceremo la Champions, però l'anno scorso comunque sia l'Inter, in finale ci è arrivata. Possiamo comunque sia andare ancora avanti il più possibile. Poi se questi pezzi di merda magari investono anche qualcosa, anche perché Olly non è eterno. Olly, ripeto, ve lo ripeto, non è eterno. Io riprenderei anche Ibra, guarda. A sto punto, perso per, come dico sempre io, perso per perso, riprenderei anche Ibra. Riprenderei anche Ibra a sto punto, perso per perso, tanto riprendo anche Ibra. Comunque, l'importante è che abbiamo vinto, ragazzi. Ragazzi, l'importante è che abbiamo vinto. Cioè, poi il resto non conta. L'importante è che abbiamo portato a casa questi 3 punti. Siamo lì a 5 punti, a 2 punti dal Dortmund, che dobbiamo giocarci in casa. Sarà una bolgia. A me fa più paura quella partita che quella fuori con Newcastle. Comunque, vabbè. Noi siamo forti comunque, se vogliamo. Abbiamo Loftus che è forte. Abbiamo Christian che è forte, adesso non è che finito di dare i voti. Christian ieri non mi è piaciuto, voto 6 per stima. Giroud voto 10. Per il resto, Leao voto 10, ieri ti do 10. Ieri Leao ti do 10, sei andato anche a fare il terzino, è normale che ti do 10. Sì, ma non è che mi devi fare da 10 una cazzo di partita. Mi devi fare da 10 tutte le partite che devi fare. Cioè, tutte le partite che devi fare, mi devi fare una roba del genere. Quel dito del cazzo lì che hai messo davanti alla curva, che hai fatto zitti, 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 te lo metti in culo, ok? Perché se ti abbiamo criticato è per motivarti. Non è perché ti volevamo rompere i coglioni col tuo Walkman, con l'Azza e compagnia bella. Comunque, l'importante è che abbiamo vinto. Non me ne frega un cazzo di criticare cose, case, chiese. L'importante, abbiamo vinto. Quindi, siamo ancora lì, con un girone di ferro, e siamo ancora lì. E ce la possiamo fare se vogliamo. Perché abbiamo tutte le caratteristiche per farcela se ce la vogliamo. Non c'è neanche più Tonali in Newcastle, non ce l'ha più. Non ce l'ha più. Vi mando un bacio, un abbraccio, ciao a tutti, questi qua portano fortuna, ciao a tutti.